Salve ragazzi e ragazze, oggi voglio farvi il video su due marche che mi sono state regalate a Natale, no? Solamente che io oggi ho iniziato oggi ad utilizzarle. Allora, questo coso qui rosso che vedete è il Bruce Essence, che l'ho comprato dai cinesi proprio per poter fare questa cosa, che costa 2,90 euro. Questa qua che vedete sciolta è l'essenza e sotto c'è la candelina. Il piattino l'ho messo in caso colasse qualcosa. Comunque, allora, la prima marca di cui vado a parlarvi, scusate se non mi vedete in faccia, comunque ciao, è questa, che è la, si chiama così, si chiama, non lo so, scusate, si chiama Bridgewater Candle Company, Bridgewater Candle Company, Bridgewater Candle Company, ok. Quella che sta bruciando è l'essenza di vaniglia. Quest'altra invece è alle mele caramellate. Quella che sta bruciando è vaniglia. Comunque il link li trovate sempre nell'info box. La seconda marca ha questi, comunque i prezzi sono $1,50. A me li hanno regalati, presumo che l'abbia comprato in Italia. Però comunque se non li trovate in Italia, costano $1,50 sul sito Bridgewater Candle Company, che è proprio questa marca qua. È tipo le Yankee Candles, però è tipo le Yankee Candles, però una cosa simile. Poi un'altra marca che è sempre tipo Yankee Candles e tipo questa, queste qua sono le essenze, che voi mettete l'essenza dentro così, dalla candela sotto esce il caldo e si scioglie, e se voi sentireste questo odore, guarda, mamma mia, impazzireste, troppo buono. L'altra marca è questa, che è Greenleaf Establishment 1975, vedete? Questo è Orange Honey. Anche di questo vi metto il sito nell'info box. Vi metto sia il sito per andare alla home, sia il sito dove trovate proprio questi qua. E anche questa versione piccola costa 1,30 euro. Questa qui piccolina, vedete? Che è piccolina. Questa invece, che è decisamente più grande, decisamente, costa, adesso ve lo guardo, quella small, questa, 1,30 euro. Questa, bella grande, costa 1,30 euro, 2,50 euro. No, costano $1,30 e $2,50, perché il sito è sempre americano, quindi. Ok. E questi qua li potete usare. Qua ci sono le istruzioni. Modo d'uso: posizionare la busta su una superficie idonea. Vedi avvertenze: utilizzare la busta chiusa per profumare l'ambiente, la biancheria o in alternativa il contenuto granulare può essere usato nell'aspirapolvere nel posacenere o nei bruciatori per essenza con l'aggiunta di acqua. Capito? Voi aprite questa brustina, no? Cioè, o la mettete così nel cassetto, oppure l'aprite e la mettete, che ci sono tutti granelli dentro, sentite tutti i granelli, ecco. Prendete i granelli e li mettete un po' nel portacenere oppure nel bruciassenza, come sto facendo in questo caso. Aggiungete un po' di acqua e rimane l'odore. Anche questa vaniglia è buonissima. Questa vaniglia infatti è quella da 115 ml, invece questa qua è quella da 11,9 ml. Questa, e ne ho due, mi hanno regalati due dello stesso coso, vedete, questa piccola. Io penso che questa la brucerò nell'essenza. Io non fumo, quindi nel portacenere sa un po' dura, mia mamma fuma, però non voglio sprecarlo. Lo metterò un po' nel cassetto e un po' lo userò come brucia essenze, proprio per lasciare un po' di odore. E questo è lo stesso, le avvertenze sono qua. Si consiglia di evitare il contatto prolungato dei prodotti profumati con superfici lucide, dipinte, sintetiche e tessuti delicati. Tenere lontano dalla portata dei bambini, non ingerire.
mi dispiace che per una settimana non ci siamo visti. Comunque spero che questi prodotti vi piacciano. Io comunque nel sito vi metto sempre il link alla home page e come quando ho fatto con la Neve Cosmetics, il link proprio dove si trova questo. Non so se è lo stesso odore, però io ve lo metto nello stesso odore. E poi vi metto anche il link per tutti questi. Poi vendono anche le candele, questa marca, e anche questa vendono le candele. Poi io sto cercando le Yankee Candle, solamente che qua ho scoperto che sono a Como. Vicino a casa mia sono a Como, quindi... Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi saluto. Ciao!